Gli abusi e le violenze sugli animali sono purtroppo all'ordine del giorno. In Italia non è ancora radicata la cultura del rispetto degli amici a quattro zampe e non tutti riconoscono i loro diritti. Nella prima edizione dell'Animal Day in programma il 16 ottobre al PAN si parlerà proprio di questa problematica. L'appuntamento promosso dal Garante degli Animali del Comune di Napoli, la giornalista e animalista Stella Cervasio, con la collaborazione di diverse associazioni, gli amici a quattro zampe potranno entrare liberamente al museo, dove sono in programma dibattiti, talk, proiezioni e una mostra fotografica. Al centro di tutto, gli animali, i loro diritti e le azioni per tutelarli. È il caso di pensare anche un po' alla formazione, alla divulgazione, soprattutto all'informazione, perché molte dei casi di fronte ai quali ci siamo trovati in questo anno di attività sono dovuti proprio alla mancanza di conoscenza. Quindi questa giornata serve a far conoscere meglio tutto quello che è inerente agli animali, le leggi, i problemi, il loro comportamento e tutto quello che è attinente. Tommaso Sodano, sindaco di Napoli, ricorda le altre iniziative del comune volte a tutelare gli animali. Prima città del centro-sud ed è la seconda città dopo Milano ad avere un garante che nella sua autonomia ha un proprio ufficio e in qualche modo agisce in modo indipendente dall'amministrazione comunale. Questo consente appunto di fare delle iniziative come quella del 16 all'Animal Day, ma tante altre iniziative. Vorrei ricordare il progetto sulla fecalizzazione canina che ha avuto un successo e che sta portando molti cittadini a registrare all'anagrafe canina i propri animali. Tra le iniziative la mostra fotografica Animali Urbani realizzata da 22 fotografi napoletani. Sentiamo Monia Liberti, assessore all'immagine del Comune Partenopeo. Attraverso i nostri canali web, sia il sito istituzionale sia vivere.napoli.it, un'area, una pagina interamente dedicata a questa tematica, dando delle informazioni, da la possibilità di fare denunce, dalla possibilità di segnalare smarrimenti, adozioni e quindi tutto quanto ovviamente concernente questo mondo.